Ciao Marina, allora un piccolissimo tutorial sul vibrato. Innanzitutto non dipende dallo strumento che suoniamo, che sia classico, elettrico o acustico, non cambia niente, il vibrato si può sempre fare. Soltanto che lo strumento elettrico, essendo appunto amplificato, amplifica anche alcuni effetti come appunto il vibrato, perché il sustain, quindi il prolungamento del suono della nota e della corda è maggiore. Quindi ovviamente ha un effetto molto più incisivo. Allora, di vibrati sostanzialmente ne esistono di due tipi, quello orizzontale e quello verticale. Ti spiego un attimo quello orizzontale. Allora, prendi un qualsiasi punto, io vabbè prendo il settimo tasto della prima corda, è un Si, e praticamente cerca di emettere due suoni diversi, ma non tanto, suonando sempre però la stessa nota, in questo modo. Senti come cambia? Se io sto fermo. Ok, fai questo piccolo esercizietto. Lo puoi fare anche sulle altre corde. Perché ovviamente poi le corde, a seconda dello spessore, cambia anche il modo di vibrare. Vabbè, serve più o meno forza. Invece il vibrato verticale è questo. Allora, ovviamente se tendiamo troppo la corda, sfociamo più nel bending, che è un altro argomento. Invece il vibrato, la nota non deve cambiare comunque la sua intonazione, a stento deve arrivare al quarto di tono. Allora, se tu ci fai caso, la corda è comunque un corpo elastico. Infatti, se tu vedi, ha questo gioco, ok? Se tu fai così, vedi che non cambia il tono, ma vibra soltanto. Questo è senza. Ok? Quindi devi imparare a gestire questa elasticità della corda. È una cosa che non si può spiegare così a video, ma neanche di persona. È una cosa che devi capire tu proprio dal tatto, dalla sensibilità delle tue mani. La corda ha questa elasticità. Ok? Quindi orizzontale, verticale. Va bene? Ovviamente si può fare anche con più note. Senza. Con. Orizzontale, verticale. Senza. Con. Ok. Spero di esserti stato utile. Se qualcosa non ti è chiaro o vuoi essere, insomma, delucidata su altri argomenti, fammi sapere. Ciao!